importantissima di chiudere un anno di eventi ricordando il grande concerto dei Pink Floyd con il film di Adrian Maben qui a Pompei. E dunque abbiamo voluto insieme al nostro partner Tim ricordare questo evento con delle iniziative. L'ottobre, il 21 ottobre sarà l'ultimo, in chiusura un bellissimo concerto con Max Gazzè. Beh, ci sono tante iniziative, aperture dopo restauri di nuove case, ampliamento della fruizione, nuove ricerche, scavi e sicuramente anche eventi di musica e di arte contemporanea. Assolutamente, abbiamo a Pompei una cosa unica che al di là dei concerti, degli eventi, che è Pompei Commitment, un progetto che vuole mettere a dialogo arte contemporanea e archeologia non con interventi puntuali, ma con una programmazione ad ampio respiro, e credo che questo possa essere un modello anche al di là del nostro sito di Pompei. Una celebrazione del 50° anniversario dell'evento del live a Pompei dei Pink Floyd. Quello che accadrà il 21 ottobre sarà un concerto a tema, quindi che riproporrà quel concerto e lo faremo appunto cercando di rispettare quello che è la composizione originale, ma anche dando un'interpretazione senza destrutturare la composizione originale. E di rispettare quello che è il contesto, l'atmosfera dei Pink Floyd, il loro mondo, la loro, diciamo, capacità di insomma, la loro storia anche. I Pink Floyd sono stati precursori di tutto degli stimoli per tutti. Chiunque fa rock non può non aver avuto influenze dai Pink Floyd, il loro modo di fare musica, di suonare, il loro suono, da Gilmour, Roger Waters, tutti quanti, hanno dato comunque una grande impronta su cui poi che hanno calpestato tanti artisti, me compreso. Per cui ecco, faremo questa cosa e cercheremo di carpire la magia di quel momento, perché questo ci aspettiamo una grande atmosfera e per noi diventa un po' un tempio in cui celebrare questa messa sacra. Team conferma anche quest'anno la partnership con il Parco Archeologico di Pompei. In senso più lato, noi ti vogliamo porci come partner non solo del parco, ma in generale del Ministero della Cultura, per portare quella che è l'innovazione tecnologica a supporto del patrimonio artistico e culturale nazionale. Nello specifico, quello che stiamo organizzando è un concerto-evento che avrà luogo venerdì 21 ottobre presso il Parco Archeologico di Pompei, in particolare nell'anfiteatro, dove un evento come un concerto viene arricchito sia di proiezioni locali, ma anche e soprattutto di quella che è la realtà virtuale e realtà aumentata che TIM metterà a disposizione grazie alla tecnologia 5G o ad onde millimetriche. In particolare questa tecnologia delle onde millimetriche è un unicum e soprattutto una prima assoluta a livello nazionale ed europeo. Prima situazione nella quale la mettiamo in campo per il patrimonio artistico e culturale, utilizzando dei terminali adattati ad hoc per utilizzare queste soluzioni e con le quali potremo arricchire la scenografia dell'evento che si svolgerà presso l'anfiteatro con una realtà virtuale aumentata che potrà essere fruita da terminali adattati ad hoc e anche attraverso una web app dai terminali normali commerciali a disposizione dei visitatori, di quelli che parteciperanno all'evento in presenza. In ultimo, l'evento verrà distribuito anche in streaming e in questo senso verrà arricchito con la realtà virtuale anche nei contenuti in streaming, quindi sarà fruibile non solo a chi è presente al parco archeologico, ma anche a livello nazionale e internazionale, chiunque abbia un accesso a internet.